Rapida Repubblica. Marco da Milano, il direttore dell'Espresso. Ciao Massimo. Pietro Senaldi, direttore Libero Quotidiano. Veronica Gentili, stasera Italia su Rete 4. Allora, Massimo Giannini, iniziamo da te. Sì, io ho ascoltato Bersani e mi sembra che la sua analisi sia molto, molto convincente. Vedo un governo alle prese con problemi che si trascinano ormai da mesi. Abbiamo fatto un calcolo, l'ultimo Consiglio dei Ministri nel quale si è fatto finta di decidere qualcosa è stato il 7 di marzo di quest'anno, 7 di marzo, quando hanno rinviato ogni decisione sulla TAV. Da allora non c'è stato più niente. Ieri Conte ha fatto il suo appello, oggi è partito per il Vietnam, ma Saigon è qua, la vera Saigon è qua. Non si vede da qui alla prossima sessione di bilancio come si possa risolvere il problema. Io ho solo un'obiezione rispetto allo schema che accennava Bersani e di cui si sta ragionando, cioè elezioni anticipate a questo punto realisticamente a settembre, di questo si ragiona, no? Attenzione però, perché se dobbiamo fare le elezioni anticipate per avere un governo forte che faccia la manovra economica, perché sappiamo che la manovra economica richiederà almeno 50 miliardi, siamo sicuri che nei tempi ci rientriamo? Per fare questo governo giallo-verde, si votò il 4 di marzo di un anno fa, ci hanno impiegato tre mesi. Siamo sicuri che se si fa la crisi adesso e si vota a settembre, poi facciamo in tempo ad avere un governo forte che ci faccia la manovra e ci eviti l'esercizio provvisorio? Io non ne sono affatto convinto. Perché l'esercizio provvisorio che danno provocherebbe? L'esercizio provvisorio comporta il danno che l'Italia va in default praticamente. Cioè per alcuni versi... Cioè l'esercizio provvisorio vuol dire rimangono queste regole. Esatto, e sono regole, queste regole che portano a avere bisogno di 50 Già queste miliardi. Regole ci stanno portando dove stiamo andando. Bersani. Cioè. Ma capisco il ragionamento, però io faccio quest'altra riflessione. Uno che dice, sapendo di avere 30 miliardi da trovare, tanto per cominciare, dice ce ne aggiungo altri 20 di flat tax o 15 o 12. E va, ma questo si prepara a governare o si prepara a dire meno tasse e più lavoro? Via, campagna elettorale. Uno può obiettare, sì, ma dopo... ci posso pensare io, ci può pensare lei, lui là non ci pensa dopo, e se non ci rendiamo conto di questo noi non sappiamo che rischi stiamo correndo. Cioè noi votiamo chi ci dice di abbassare le tasse, arriva qualcuno che le alza. Benissimo, ma non quello lì che ce le chiede, quello lì non sa cosa farà dopo. Il dopo non è un problema del vocabolario. Pietro Senaldi, hai capito? Ma io vorrei chiedere questo, no? Perché io sento Bersani, il lunedì mette un disco, il martedì lo stesso disco, il mercoledì lo stesso disco, ed ero con Bersani anche prima delle elezioni e ha messo lo stesso disco che sta mettendo oggi. Le elezioni hanno dimostrato che la gente non è interessata alla musica che mette Bersani. Allora io mi chiedo, non pensate che il problema della sinistra non sia Salvini, ma siete voi che non avete niente da dire che può convincere le altre? Ma io vorrei tranquillizzarla, perché io facevo al mio paese l'opposizione a una DC che aveva il 70%, quindi io sono tranquillissimo. Se c'è il 34% di italiani che non la pensano come me, ma a cui voglio bene come tutti gli altri italiani, ecco, io certo che penso che la sinistra, cioè, che sia indietro, poi se possiamo anche parlarne naturalmente, però io consiglierei invece anche voi che invece avete adesione a questo, di ricordarvi che c'è l'Italia e una persona di buon senso, lascia star destra, sinistra, sopra e sotto, non può oggi agitare proposte economiche come quelle che si stanno sentendo nel momento in cui siamo sorpassati anche dalla Grecia in termini di credibilità sui mercati. Non potete incoraggiare l'idea di fare un frontale con l'Europa, perché se l'Europa si scansa
visto che il debito è nostro, noi ci troviamo coi mercati allora, davanti. Serve una controreplica ai Senaldi, ma mancava la risposta a Giannini sul fatto che non si fa in tempo a fare la manovra. Quindi Senaldi e poi la risposta a Massimo Giannini. Bersani, vorrei dire che lui non mi ha risposto. Mi ha risposto dicendo che Salvini sbaglia tutto, che sbaglia in Europa, eccetera, eccetera. Però, voglio dire, in merito a queste opinioni su Salvini, gli italiani si sono espressi 10 giorni fa. Ora, se lei è tranquillo con la Lega al 34%, penso che Salvini sia ancora più tranquillo di lei. Vabbè, ma vedo che è tranquillo anche lei, siamo tranquilli tutti. Io dico che se... Ma io sono un politico! Ma ci sarà pure mal contato il 66% che non la pensa come Salvini? Lui vogliamo, poi vogliamo ipotizzarlo? Giannini le aveva detto, ma guardate che se si va a votare la manovra non si fa. Lui diceva, se si va a votare a settembre, poi i mercati ci fanno a pezzi perché non si fa in tempo a fare la manovra con ogni probabilità. E quello sarà un tema... Io non sto chiedendo le elezioni, vorrei rimproverargliele se lo portano alle elezioni. Veronica Gentili, poi Marco da Milano. Sarà una bella discussione da fare in campagna elettorale. Bersani, io mi riallaccerei alla cosa che stava dicendo prima della narrazione della sinistra che di fatto un po' è mancata. Allora, c'è da chiedersi, se uno guarda i flussi elettorali, si rende conto che principalmente il PD tiene, ma non ci sono voti in più che arrivano e i voti vanno a destra. Ora noi vediamo Salvini e sentiamo Salvini che dice Forlì rialza la testa, l'orgoglio nazionale. Lui si è inventato una narrazione. Sovranismo, protezione, un'idea diversa di paese l'ha proposta. La sinistra non è riuscita, anche in questa campagna elettorale in cui diciamo ha fatto un po' di resistenza passiva, è stata lì e ha aspettato che quelli che in qualche modo erano disgustati dal governo decidessero di votare loro, ma non hanno proposto un'idea alternativa. Allora, quest'idea c'è? Cioè, la sinistra oggi come lo vede il mondo? Cosa contrappone alla visione di Salvini? È un po' quello anche che domandava Senaldi, prego. Adesso io non penso di essere quello... Può parlare a nome di tutta la sinistra. L'unica idea possibile è una idea che si ponga il problema di correggere un meccanismo abnorme di disuguaglianza e di disarticolazione della società. Lavoro, la sanità, il fisco. Il fisco ognuno si fa il suo adesso. L'universalismo non c'è più. La progressività non c'è più. La sanità, tra ricchissimi che possono curarsi con cure che ci sono già e non sono abbordabili, fra chi ha l'assicurazione e chi no, chi ha il contratto integrativo e chi no, chi non ha un soldo per curarsi, i diritti del lavoro, 600-800 contratti, 500-600 contratti pirata, 60.000 cooperative di cui solo 20.000 aderiscono alle rimettere centrali. Rimettere insieme tutto, insomma. Cioè, quindi su ciascuna di queste cose, se Floris mi dà mezz'ora, io ci dico qual è la proposta. Non gliela do. Ma, però, se invece mi dà un minuto, aggiungo che il problema più grosso, a miei occhi, non è trovare una piattaforma credibile, incisiva, sinistra, è il soggetto politico. Perché qui quel che manca, e rispondo così, quel che manca è che il grandissimo popolo che si sente di sinistra, democratico, di centrosinistra, ambientalista, cattolico, sociale, quello lì deve ricevere una chiamata, un appello che abbia come presupposto si tira una riga sugli ultimi anni perché non le metterai mai d'accordo. Guardi quanto la fa più semplice Salvini. Guardi quanto lo fa più semplice Salvini, facciamoglielo vedere. Abbracci, selfie, non tante piattaforme politiche. Sì. Marco da Milano. Allora, resisto alla tentazione di chiedere a Bersani ovviamente qualcosa su questo soggetto, se coincide con l'attuale PD, poi magari un secondo giro. Però io invece vorrei dire qualcosa, uscire dall'interno Di Maio Salvini, Salvini Di Maio. Guardiamo solo gli ultimi giorni. Abbiamo avuto al Ministero dell'Economia qualcosa di clamoroso. I giornali hanno pubblicato un'indiscrezione sulle due paginette del Ministro Tria che rispondeva a Bruxelles e il Ministro Tria è andato in procura a denunciare l'accaduto praticamente contro un suo Vice Ministro dei 5 Stelle che peraltro ha detto alle agenzie sì, effettivamente io quelle paginette le avevo lette.
Oggi al Consiglio Superiore della Magistratura è successo qualcosa che non era mai successo. Si sono sospesi 5 magistrati perché c'è un'inchiesta in corso sulle nomine, nomine delicatissime, a partire da quella del procuratore di Roma, che vuol dire 5-10 ministeri, anche perché il procuratore di Roma resta in carica anni e sta con tutte le inchieste più delicate. Siamo alla vigilia di una procedura di infrazione di Bruxelles, quindi abbiamo dei segnali che dicono che siamo sull'orlo del baratro, una crisi di sistema, cioè salta il Parlamento, il governo, come diceva Massimo, non si riunisce di fatto da mesi, la magistratura, stiamo assistendo a una resa dei conti inaudita. Allora, la domanda che le faccio è, lei che era il capo del principale partito di opposizione nel 2011, un signore che era Presidente della Repubblica disse, in questa situazione l'opposizione non può tirarsi indietro, deve salvare il Paese insieme agli altri. C'è la possibilità che questo avvenga anche oggi? Che se in caso di voto qualcuno viene a chiedere anche a voi di... È bello dire, andiamo a votare, perché lei, ma poi... perché lei ha appena detto io alle elezioni non le voglio le elezioni anticipate. E quindi? Bersani. Aggiungo a questa caterva, diciamo, di rischi che ho notato che 3 o 4 generali prima della alla parata hanno partecipato e hanno attaccato il ministro della... Qui. Cioè siamo a vogliamo situazione colonnelli è una cosa, un po', eccetera. Ma insomma, allora la situazione era tale da poter immaginare che ci fosse una piattaforma credibile. Io sono disposto a dare una mano a qualsiasi situazione che però dica, allora bisogna che veniamo giù un po' giù da sto debito, perché o lo paghiamo noi, lo paghi i nostri figli, ci arriva addosso un condominio una volta o l'altra. Quindi per tirarlo giù, inutile inventarsi delle balle, bisogna avere un po' d'avanzo primario e quindi avere più fedeltà fiscale. Secondo, bisogna mettere tutti i pochi o tanti soldi che hai in investimenti per dare un po' di lavoro, un po' di crescita, ma che partono sul serio. Terzo, devi darti un po' di inflazione per aiutarti, diciamo, a tosare, diciamo, la situazione. Ma si ragiona così? Cioè, ma noi... Quindi come lotta vuoi dire gli investimenti pubblici c'è una mano dalla BCE, diciamo. Però la mia è una domanda politica. Cioè, il PD sembra attestato sulla linea, se cade il governo andiamo a votare. Secondo lei questa è la linea giusta? Lei la condivide? Io non bisogna fare un altro passaggio? Io non condivido dire vogliamo le elezioni. Perché qui, ecco, perché uno che dice vogliamo le elezioni dovrebbe essere conseguente e darsi da fare per muovere la situazione. Tanto per essere chiaro e esplicito, io non penso neanche io, come ho sentito Travaglio poco fa, non penso impensabile adesso correggere le alleanze e fare una roba, ma sgretolare il muro che si è creato fra l'elettorato del centro-sinistra e l'elettorato dei 5 Stelle, sarà il caso prima di eventuali elezioni? Giannini, Senaldi, perché questo è un problema... Mi riallaccio proprio a questo ragionamento, perché alle elezioni politiche del 4 di marzo dell'anno scorso il PD ha perso 2 milioni di voti che sono andati a finire nel Movimento 5 Stelle. Alle elezioni europee di 2 domeniche fa il Movimento 5 Stelle ha perso 6 milioni di voti e la sinistra di fatto non ne ha drenato praticamente nessuno. Quindi giustissima la necessità di cercare di riparlare a quell'elettorato per riprendersene un pezzo. Però torno adesso invece alle immagini che abbiamo visto prima di Salvini. Lungi da me l'idea di fare di Salvini un modello, no? Perché mi divide tutto da Salvini, dal punto di vista politico. Però Salvini ha una forza che la sinistra italiana non ha più. Ed è proprio quella che stiamo vedendo da queste immagini. Salvini è un uomo del popolo. Sta in mezzo al popolo, ci sta nel modo più becero, agitando le pulsioni più basse, a volte anche più volgari, più trusche. Però questa capacità lui ce l'ha, l'ha dimostrata. Allora, io ho sentito troppe volte i leader della sinistra dire ripartiamo dalle periferie, però in periferia i leader della sinistra io non ce li ho mai visti. E questa è mezz'ora che si fa i selfie intanto. Appunto. Portategli un po' d'acqua. È vero che non si governa con un selfie, ma come si ricostruisce la rottura? Senso. Come si ricostruisce la rottura sentimentale col proprio popolo? Se non facendo anche queste cose. Su questo anche Senaldi, prego.
Sì, non è arrivato un voto da lì, mentre metà del voto che mancava 5 Stelle è di astenuti, che Pagnoncelli sostiene dichiararsi quelli un po' più di sinistra. Sarà ora di dire, si fa presto a sgretolarlo sto muro, basta dire, noi centrosinistra non le abbiamo fatte tutte giuste, siamo pronti a discutere. Voi, per favore, cercate di capire che stando attaccati così come cozza lo scoglio a una destra del genere, venite meno a quel tanto di radicalismo democratico costituzionale che era dentro ed è nel vostro movimento. Senaldi, ci vuol molto. Attenti alla destra. Dopodiché andare nel popolo è una questione... Il succo di Bersani, attenti alla destra, che a forza di sì. fare distinzioni, cari 5 Stelle, vi state trovando però in un mondo di destra. Bersani sembra fermo al 2013, perché lui vuole il dialogo con 5 Stelle. Ma io mi chiedo, ma Bersani non si rende conto che 5 Stelle, se uno vuole il dialogo, 5 Stelle non ha nessuno con cui dialogare, perché 5 Stelle si sta sfarinando. Cioè, lei... Vuol dialogare con 5 Stelle? Con chi dialoga? Con Fico, con Di Maio, con Casaleggio, con Grillo? Non c'è nessuno con cui dialogare, perché è un partito sfasciato. Questa è la situazione di 5 Stelle, un partito che si sta sfarinando. Quindi lei rischia di dialogare con nessuno. Ma io sono sicuro che se dico i 5 Stelle due o tre cose di merito e mi rivolgo alla loro gente... Gli dico, non le ho fatte, non toccherebbe a me, ma chi deve dirglielo deve dire, non le abbiamo fatte tutte giuste, siamo pronti a ragionare su che cosa, su cose che riguardano il sociale, per esempio, il welfare, i diritti del lavoro. Io, per esempio, penso che quel mondo lì sia interessato a un certo numero di politiche che io stesso ho fatto in altri tempi e che sono state totalmente adesso abbandonate. Mi sapete dire chi sta rompendo le scatole alle assicurazioni, alla telefonica, cioè il consumatore. Ripartiamo da quello faccio che questi esempi e potrei andare avanti per dire che il dialogo non è che voglio fare il dialogo diplomatico con Di Maio, con Confico. Devo avere una postura politica che mi consenta di penetrare... essere appetibile all'elettorato dei 5 Stelle. Breve controreplica, Veronica Gentili. Bersani con i 5 Stelle sembra come Berlusconi con Salvini. Vuole dialogare con chi ha già chiuso la porta. Perché Salvini l'ha già introiettato Berlusconi, lo interpreta già. È questo che io non voglio dare suggerimenti, ma anche Berlusconi, che è una figura, ho detto, abbastanza che drammatica, perché vederlo così impegnato non credo che ne abbia molta voglia. Se lo fa, lo farà per doverismo, per non lasciare a mollo la sua creatura. Capisco, lei dice senso capisco, del dovere però, di Berlusconi. Questo qui dice flectas, dice condoni, e cosa gli resta a Berlusconi? O si butta a sinistra. Senta, questa è una cosa... Sì, ma la domanda era sul PD, non su Berlusconi. Senta, posso chiedere, questa è una curiosità, secondo lei l'impegno di Berlusconi è senso del dovere nei confronti dei suoi? Beh, di se stesso innanzitutto, della sua figura, del suo profilo, ma penso anche che, insomma, si sia sentito e si sente in dovere di cappeggiare una formazione che è in difficoltà, che non trova altre soluzioni, illudendosi che, perché ripeto, quello che ancora non è chiaro, noi vediamo sempre Salvini perché ce l'ha con gli immigrati e le cose eccetera, ma il messaggio profondo di Salvini viene indirizzato nella stessa direzione in cui lo dava Berlusconi, ponte basta. Allora, ora Veronica Gentile, io ho una curiosità, sa, visto lei continua a seguire la politica, no? E la guarda un po' da un passo indietro. Perché Berlusconi questo passo indietro non riesce a farlo? Perché ha un fisico migliore del mio. Veronica Gentile. Allora, io credo che con i 5 Stelle il dialogo era più probabile nel momento in cui ci fu il famoso bivio non preso nel 2013. Poi c'è stato un interregno che è stato l'interregno renziano in cui quel dialogo era meno possibile, sia per ragioni, insomma, che abbiamo visto praticamente, sia perché quei provvedimenti di cui lei parlava, in cui poteva esserci un gancio, penso al decreto dignità, penso al reddito di cittadinanza, in una visione che qualcuno ha definito più di sinistra del Partito Democratico, era più verosimile allora. Però oggi è tornata la ditta, dice qualcuno, no? Zingaretti, una riapertura ad un altro mondo.
Allora adesso mi domando, ci sono due visioni. C'è la visione che racconta Calenda e che poi ha rilanciato Casini con Renzi, quindi l'apertura ai moderati, riprendere un elettorato di centro e muoversi in quella direzione. Poi c'è la direzione opposta, che è l'analisi che ha fatto Massimo D'Alema poi di fatto, che è quella che in qualche modo voi i voti dei moderati ce li avete come, tutta la storia del PD ZTL, la classe abbiente che vota voi, ma nelle periferie non ci vota più nessuno, perché la classe operaia ora non vota più noi ma vota Lega, perché poi di fatto è questo. Allora io mi chiedo, qual è il passo da fare, in che direzione bisogna andare e in quest'ottica come si colloca il dialogo con i 5 Stelle? Insomma, questi... Leggo anch'io dichiarazioni e cose, questo geometrismo. Io non riesco a capirla così. Cioè, so cosa andrebbe fare. Per esempio, parliamo, noi non abbiamo, a sinistra non ci sono i voti dei lavoratori. Oh, ragazzi, allora, come si fa? Come si fa? No, no. Come, o almeno come, non quelli che intende. Come si fa? È possibile riprenderli senza... tornare su alcuni elementi che riguardano i loro diritti basici? No. È possibile riprenderle senza una proposta che unifichi il mondo del lavoro e impedisca che là ci siano gli iper garantiti della piattaforma e là in fondo gli schiavi? Ci vogliono proposte di questo genere. Uno mi dice, se queste proposte qui, una sanità per tutti, un fisco progressivo, se queste proposte qui, contro la disuguaglianza, vogliono chiamarle Ugo... le chiamiamole Ugo. Io le chiamo sinistra. Massimo Giannini, mentre noi parliamo di scenari... E confermo che se esistono i moderati, categoria che da circa 15 anni è in crisi in un paese come il nostro e non solo nel nostro, se esistono, se mai esistessero, ce li abbiamo già quelli lì. È così. Ma noi dobbiamo andare, noi discutiamo di scenari, ma domani forse inizia la procedura che ci porterà al procedimento di infrazione. Questo è il vero punto di caduta del governo, no? Chiunque governi, sia questo se vanno avanti, sia quello che può venire fuori dalle urne, perché noi siamo veramente su un crinale difficile, non perché i mercati dominano le nostre vite, ma perché siamo prigionieri di una cosa che ci siamo costruiti da soli, il debito. Allora, su questo veramente io credo che bisognerebbe stanare Salvini e anche l'opposizione dovrebbe farlo con molta più determinazione. Salvini dice noi in Europa cambieremo le regole, sta vendendo una moneta falsa perché i numeri per cambiare le regole in Europa i sovranisti non ce l'hanno. Quindi questa cosa non la può fare. Quindi Salvini che cosa può fare di fronte alla lettera che ci arriverà dall'Unione Europea, il rapporto sul debito che ci arriverà domani dall'Unione Europea? Può dire io me ne frego e noi sfasciamo i conti. Continuiamo a fare le cose in deficit, come ha già annunciato di voler fare sulla flat tax, peraltro con il consenso colpevole dei 5 Stelle, perché Di Maio una settimana prima del voto ha detto è da irresponsabili fare la flat tax violando i vincoli europei, una settimana dopo il voto ha detto facciamo la flat tax in deficit. Ecco, allora il punto è questo. Secondo lei, Bersani, Salvini che cosa ha in testa su questo aspetto specifico? Vuole davvero andare a rompere con l'Europa sul 3%? Prima della risposta oppure Bersani è una roulette russa che sta giocando? Ma io non posso, non per difendere Salvini, ma non posso credere che si voglia dare veramente la responsabilità del debito italiano a Salvini, che è al governo dell'interno da un anno. Quando ci sono stati 7 anni di governo di sinistra, i ministeri economici sono a 5 stelle, Salvini governa le uniche regioni amministrate decorosamente in Italia. Non possiamo dire che il debito pubblico è colpa dell'Italia, di chi l'ha governata, e gli italiani probabilmente danno il consenso a Salvini perché quando la danno alla sinistra è da sinistra che viene l'infiocinatura del leader di sinistra. Questa è la colpa dell'Italia. No, io solo una cosa, io non ho detto che è la colpa di Salvini e del debito. Ho detto che il storytelling. Ho detto che però se continui col debito è chiaro che porti il paese alla rovina. Ma questo fa l'immigrazione, cosa c'entra lui col debito? Cioè ha governati altri l'economia dell'Italia, non Salvini. Ecco, ho capito, bisogna fronteggiarlo il problema. Però flash di Da Milano e poi la risposta di Bersani. No, però proprio questo è il punto, che cosa c'entra Salvini? Cioè le immagini che abbiamo visto sono quelle di un leader dell'opposizione, cioè di un leader che dice io non ho nessuna responsabilità,
in quello che sta succedendo. Bisognerebbe cominciare a dire che Salvini da un anno è l'uomo politico più potente d'Italia, quindi da una settimana. Su tutto da una settimana lo è, diciamo, dal punto di vista certificato. Di certo il carisma si era imposto. Bersani, il concetto è la responsabilità. Allora, togliamo di mezzo, se siete d'accordo, un attimo Salvini, perché temo che risulti un po' troppo comodo per chi ha interesse a sfaciare prendere una persona sola. Qui bisogna che gli establishment, perché ci sono, anche se non governa la sinistra, ci sono, si rendano conto della situazione. Allora, debito, la serie storica del debito Senani se la vada a vedere e vedrà chi l'ha fatto abbassare e chi l'ha fatto alzare. Qui si sta rialzando. Diciamolo. Allora, l'Europa governeranno popolari con socialisti e liberali, popolari Merkel Germania, liberali Macron Francia, socialisti Sanchez Spagna. Italia, via. S'aspettano che noi facciamo una correzione di 6-7 miliardi adesso, magari ce la buonano, s'aspettano che noi gli diciamo cosa precisamente intendiamo fare sull'anno prossimo. Perché questi pensano, Senaldi, le opinioni pubbliche europee, nelle ultime elezioni, non hanno parlato di uscita dall'euro, via da qui e via da là. Si sono dimostrate europeiste. Quindi saranno le opinioni pubbliche a dire noi non ci possiamo mettere nei guai per l'Italia, per la bella faccia dell'Italia. I popoli. Quindi cosa farà? Io, fin come l'ho sentito io, fin qui sta preparando una specie di frontale con l'Europa. Io dico, quelli là si scansano e ci arrivano i mercati. Piccola pausa. Quindi io sconsiglio.